Buonasera a tutti, benvenuti nella sala stampa di Montecitorio. Ci ritroviamo qui per incontrare un personaggio particolare, un personaggio che ha fatto onore all'Italia all'estero e precisamente negli Stati Uniti, ed è Vincent Scarsa, il maestro Vincent Scarsa. Lo facciamo dialogando con lui a partire dalla lettura dei due libri, Abruzzo Stars and Strips, che sono qui davanti a me, li vedete, e abbiamo anche l'autore, uno dei tre autori qui con noi, il dottor Generoso D'Agnese. Grazie per essere qui. Dobbiamo ringraziare in particolare l'onorevole Nissoli che ha voluto promuovere questa iniziativa, che è qui con noi, è la parlamentare eletta negli Stati Uniti e in tutta la ripartizione Nord e Centro America dagli italiani iscritti all'AIRE, quindi che sono residenti in quell'area del globo. Io cedo subito la parola all'onorevole Nissoli per introdurre questa iniziativa. Prego, onorevole. Grazie, buonasera a tutti e grazie per essere qui nella casa degli italiani. Voglio ringraziare Generoso D'Agnese e Vincent Scarsa, un maestro del cinema che ha fatto onore all'Italia negli Stati Uniti. Grazie per portare un pezzo d'Italia all'estero attraverso il libro Abruzzo, Stars and Stripes, che raccoglie nei due volumi le storie di 100 e 100 vite esemplari di abruzzesi costretti a emigrare negli Stati Uniti per tanti motivi, presentate in poche pagine che riassumono le loro esistenze. Attraverso la lettura dei due volumi si resterà conquistati, avvinti, incantati, commossi dalle vicende di eccezionali e spesso ignote biografie. Si potranno conoscere avventure memorabili, come ad esempio l'impresa epico-eroica di Luis Carrozzi, che attraversò a piedi tutto il continente americano, dalle vite straordinarie come quella di Vincenzo Pellicione, controfigura di Chaplin, dalle esperienze tragiche come quella del treno degli orfani che accolse ad esempio i fratelli francesi di Chieti. Gli appassionati di storia, di sociologia, del romanzesco e anche i semplici curiosi scopriranno notevoli figure di italo-americani delle quali si erano perse le tracce, perché avevano cambiato i loro nomi e cognomi, anglicizzandoli, cioè traducendoli in inglese. Lo sguardo al passato per meglio comprendere il nostro presente, per meglio conoscere la straordinaria storia americana di una piccola regione per numero di abitanti, che però ha lasciato tracce fortissime della sua sapienza negli Stati Uniti. Basti pensare a nome come Harry Mancini, chi non ricorda la celebre Moon River, Perry Como, Dean Martin, James Darren, Alan Alda, Bradley Cooper, Susie 4, Gary e Penny Marshall, solo per restare nel campo dello spettacolo. E tra essi vi è anche Vincent Scarsa, regista e produttore di grandissimo successo, nato a Filadelfia da genitori italiani che da alcuni anni ha deciso di venire a vivere qui nella nostra bella Italia, e precisamente in Abruzzo, proprio per ritornare alle proprie origini. Oggi vogliamo quindi ripercorrere con uno degli autori dei due libri, Generoso D'Agnese, questa affascinante storia di emigranti abruzzesi e abbiamo con noi proprio Vincent Scarsa che porta la sua personale esperienza di italo-americano che ama entrambi i paesi. Gli Stati Uniti, il paese dove è nato, e l'Italia, il paese che lo sta accogliendo. Quindi io da rappresentante degli italiani che vivono negli Stati Uniti e quindi degli italoamericani, voglio ringraziare davvero di cuore Vincent Scarsa per essere qui con noi e voglio anche consegnarle una medaglia celebrativa del Parlamento italiano come riconoscimento alla sua persona e al lavoro che ha svolto. E quindi un grande abruzzese in America di cui tutti noi siamo veramente orgogliosi, e adesso un americano in Abruzzo. Grazie. Grazie onorevole, e prima della consegna della medaglia, permettetemi affinché tutti sappiano almeno sommariamente la vita, un po' delle tracce della vita del maestro Vincent Scarsa, di leggere un brevissimo curriculum vitae, veramente breve rispetto all'opera che Vincent ha realizzato.
Vincent Scarza è nato a Filadelfia, all'epoca molto popolata da abruzzesi. Il padre, Silvio, era immigrato nel 1921 da Appignano e la madre, tosca marchese, era nata a Filadelfia da una famiglia abruzzese. La carriera televisiva di Vincent Scarza iniziò nel 1963 e nei quasi 60 anni di lavoro Scarza ha prodotto e diretto programmi televisivi per tutte le reti americane: ABC, NBC, CBS, PBC, PBS, e mi scuso se ne tralascio qualcuna o mi sbaglio a pronunciarle. È conosciuto in tutto il mondo come il produttore, regista, supervisore del più grande evento televisivo nella storia della TV, Live Aid. Grazie maestro per essere con noi. Onorevole. Ok, consegno questa medaglia. La medaglia del canale. Scusatemi, c'era il console generale di New York che non riusciva a collegarsi, però mi ha detto se lo posso chiamare con la videochiamata. Va bene lo stesso? Senza da video. Ok, ti chiamo, aspetta. Che non si vede. Ah, allora lo metto in viva voce. Sì. Sì, grazie. This is the General Consul of Italy, New York. Signor Consul, mi senti? Wait, I meant, it fell, è caduta la linea, ci riprovo. Forse vuole il video. Vabbè, proviamo. Eccoci. Non so se voi lo potete vedere. Il signor Console Generale Fabrizio Di Michele che ci porta un saluto. Grazie, grazie signor Console per questo. Sto provando a collegarmi da diversi minuti, ma non riesco con il link, la connessione è bloccata. Ti Quindi. sentiamo bene, ti sentiamo, grazie, grazie. Ecco, mi spiace, ci tenevo a portare un saluto intanto a te, onorevole, e grazie veramente di avermi coinvolto in questa iniziativa, a tutti i partecipanti, ma in particolare a Vince Scarsa. Ovviamente lui è dedicato, diciamo, questa conferenza di oggi. Quindi saluto tutti quanti da New York. È una New York che direi un anno per l'ennesima volta si sta rialzando in piedi con le risorse che solo questa città ha. New York forse è la città d'America più ferita dal Covid e che quindi sta affrontando comunque difficoltà importanti sul piano dell'occupazione, sul piano della sicurezza e anche sul piano in generale economico. Però oggi sarò molto breve, penso che onoriamo la storia, la carriera di Vince Scarsa. Io voglio dirvi della mia esperienza di un anno qui a New York. Contatto con il mondo, chiamiamolo italo-americano, con trattino e senza trattino, perché poi i significati sono complessi e articolati, e quello poco, ammetto che ho imparato in questo anno a confronto con la ricchissima, diversificata comunità italo-americana, che ha effettivamente storie. Molte parallele, talvolta diversissime, ma un filo conduttore, almeno negli ultimi decenni, se mi consentite, è la riscoperta dell'italianità. Voi sapete che le prime ondate di migrazione
ancora all'ultima ondata degli anni 50-60, vedevano i migranti italiani per affrontare una grandissima problematica, che era quella dell'integrazione. Per cui questo ha significato l'inizio principale è quello di imparare la lingua inglese. Significato rinunciare agli italiani. Perché oggi ci troviamo soprattutto sull'East Coast e nei tre stati dove io rappresento l'Italia, quindi New York State, Connecticut, New Jersey, con la comunità italoamericana più importante d'America, numericamente e se mi permettete qualitativamente, ma anche con una diffusa non conoscenza del mondo. Certo, c'era un'altra ragione fondamentale, che soprattutto nelle prime ondate di migrazione i nostri migranti non conoscevano l'italiano, ma parlavano i dialetti, c'era un'estrema localizzazione, per cui talvolta creavano comunità che non erano che siciliane, campane o calabresi, ma erano dei paesini d'origine. E a tutt'oggi è affascinante vedere come ci siano delle colonie, letteralmente, di alcuni paesini, soprattutto del sud Italia, riformatosi nell'area, soprattutto del New Jersey adesso, e non soltanto. Però la rinuncia alla lingua non ha significato rinuncia alla propria identità. E se posso fare, che mi sembra più appropriato, visto che abbiamo una piccola digressione su quello che è il mondo della cultura italoamericana, è estremamente difficile da incasellare o sintetizzare in pochi minuti, ma certamente New York è stata la culla della cultura che chiamiamo italoamericana. Mi riferisco a scrittori come Gae Talese o Don Bonino, fino a mediocri drammaturghi come Mario Fratti, tra l'altro originario dell'Aquila, quindi il conterraneo di Vincent Scarsa, per arrivare al mondo dell'arte contemporanea, penso a scultori come Arturo Di Modica. Sono tutti soggetti che hanno contribuito a plasmare anche l'identità, se volete, newyorkese, citati pochi ma significativi. Se poi ci muoviamo sul terreno della produzione cinematografica e teatrale, New York è stata ed è tuttora colonizzata, come ben sapete, da italiani, ovvero da americani di discendenza italiana. E la peculiarità, forse, negli ultimi decenni è stato quello della trasformazione della figura dell'italiano da straniero, che era percepito e rappresentato nella rappresentazione cinematografica e teatrale del secolo scorso, trasformandosi piano piano in un pezzo di America fino a diventare soggetto esso stesso autonomo. Questo tanto nei libri, nelle scenografie, nei film, nelle commedie. Questo percorso è stato sofferto, non possiamo nascondere e dimenticare gli stereotipi cui gli italiani sono stati a lungo soggetti, e in parte, ma sempre meno, lo sono nel Tri-State come negli Stati Uniti. Alcuni amici italoamericani del mondo della letteratura, del cinema, mi dicono che per avere sicuro successo, ovvero trovare un produttore qui è
se proponi un progetto per un dancer italo-americano, trovi i soldi. Qualsiasi altra storia, difficoltà a essere finanziata, e questo la dice lunga sugli stereotipi che dicevo prima. Eppure, in realtà, poi la presenza italo-americana nella società newyorkese e del Tri-State è infinitamente più ricca e articolata. Quindi, se posso dire, e con questo concludo, dopo un anno qui, oltre all'ammirazione che veramente non può che suscitare il confronto con gli americani di origine italiana, non solo per la loro doppia identità, ma il senso di appartenenza a due paesi. L'Italia da cui sono venuti, cui sono legati dalle origini, dalle radici, dal ricordo dei sacrifici dei loro nonni, dei loro genitori, e l'identità americana, che ovviamente è quello di un paese a cui devono tutto, devono il loro successo, devono il benessere loro e dei propri figli. Quindi, ma al di là di questa ammirazione per il percorso fatto da questa comunità attraverso sacrifici molto duri, c'è una confinata ammirazione, soprattutto un senso quasi di vertigine, perché non finisco mai di scoprire pezzi d'Italia in mezzo alla società e nella cultura americana, non soltanto intesi come individui dall'origine italiana, perché qui, ricordiamoci, ci sono oltre 4 milioni di americani di origine italiana nel Free State. Ma penso proprio al loro contributo, a quanto hanno plasmato la società newyorkese e del Tri-State negli ultimi decenni. Insomma, non dico il segreto a nessuno, New York è la città italiana degli Stati Uniti, e forse in termini qualitativi è la città italiana del mondo, fuori dall'Italia. Quindi con questo volevo salutarvi, scusate, ho condiviso un po' di idee sparse, ma veramente ci tenevo a far capire che da New York, arrivando a New York, si scopre un mondo che è ben al di là di quello che possiamo studiare sui libri o ascoltare o assimilare dai media. Ed è un mondo di cui possiamo veramente essere fieri. Grazie. Ecco, ti hanno fatto un bel applauso. Grazie, signor Console, per il prezioso contributo, per tutto quello che hai detto, e grazie anche per il meraviglioso lavoro che fai con tanto impegno a New York e per la nostra bella e da illustro, insomma, la nostra Italia, all'immagine dell'Italia. Grazie davvero. Ecco, ti faccio. Grazie. Grazie al Console Generale per questo spaccato, questo quadro della realtà italiana a New York, che si può dire un po' il punto di riferimento negli Stati Uniti per la nostra uno dei punti di riferimento. E chiedo adesso a Generoso D'Agnese di sedersi qui al tavolo. Nel frattempo voglio ricordare che l'Abruzzo è una regione, anche se piccola come per dimensione, per numero di abitanti, ma è una regione che ha una percentuale abbastanza elevata di emigrati, il 15,5% di iscritti AIRE nella popolazione, quindi secondo i dati del 2021, di cui il 6,3% sono residenti negli Stati Uniti. Ecco, un dato importante. È una comunità che ha indagato, possiamo dire, con minuziosità, con attenzione, anche ripetute volte, Generoso D'Agnese, assieme a Geremia Mancini e Dom Serafini, con questi due libri che abbiamo con noi, nei quali nel primo volume si parla delle radici abruzzesi negli Stati Uniti, nel secondo volume degli abruzzesi oggi nella vita
degli Stati Uniti. Ecco, quindi un lavoro importante, che, anche importante come strumento per capire sul piano culturale, anche poi sociopolitico, l'emigrazione. Ecco, quindi tra le persone citate, tra le persone indagate, tra virgolette, no? In questi libri c'è il nostro Vincent Scarza, quindi sono diverse personalità e oggi noi abbiamo veramente la fortuna di avere Vincent Scarza e di averlo in Italia, non per caso a Roma perché è venuto, ma di averlo in Italia. E questo mi sembra che sia un aspetto molto importante. Mi permetta di ricordare una piccola cosa, ho saputo che lei un po' di anni fa, cercando i parenti, i cugini, Marchese, ha scritto a un po' di Marchese e l'unico che le ha risposto era l'avvocato Cetteo Marchese, che purtroppo è deceduto qualche mese fa. È una persona veramente di grande valore a Pescara, che è suo parente, e quindi ecco, origine, famiglia di origine pennese. Ecco, Penna è provincia di Pescara, è una cittadina molto antica che era sede della diocesi, adesso è diocesi di Pescara-Penne. Comunque, ecco, questi paesi hanno dato molta immigrazione all'Italia, all'Abruzzo e all'Italia. Ecco, quindi c'è stato questo incontro con le radici. E quindi, grazie a questo incontro, a questa risposta, noi possiamo avere Vincent oggi qui con noi, cittadino, anche cittadino italiano e cittadino pescarese, che vive stabilmente a Pescara da un po' di anni. E quindi queste due realtà, la realtà dell'emigrazione, la realtà delle origini che si sono incontrate, hanno dato vita ad una nuova, un rinnovato, una rinnovata dimensione culturale, quasi una nuova rigenerazione spirituale. Ecco, questo è un aspetto molto bello, ma poi faremo un po' di domande, ecco, a Vincent. È un aspetto molto bello. E quindi che mi fa pensare anche a un progetto interessante del Ministero degli Esteri, che è il progetto sul turismo delle radici. Ecco, potremmo dire che Vincent è venuto in Abruzzo per trovare i parenti, ha fatto turismo per riscoprire le proprie radici, come in un certo senso hanno fatto altre persone. Penso a Johnson, un po' di tempo fa, che è tornato al suo paese per scoprire le sue radici, è l'ex ministro del Homeland Affairs degli Stati Uniti, oppure Mike Pompeo, oppure Nancy Pelosi, oppure altre personalità che magari sono meno note, ma che pur esistono negli Stati Uniti. Potrei citarne alcune nel mondo della scienza, nel mondo della cultura, e Generoso D'Agnese sicuramente ne sa più di me. Ecco, quindi credo che Vincent Scarsa sia l'esempio concreto, proprio perché lui è tornato a trovare le sue radici, ha riscoperto la sua terra di origine e la sente con affetto, con amore, e la vuole valorizzare. Vincent Scarsa, in un certo senso, non solo un paladino e paladino della cultura cinematografica abruzzese, ma anche italiana, negli Stati Uniti e a livello mondiale, ma è anche un esempio del frutto del turismo delle radici. E questo mi sembra importante dirlo proprio nel momento in cui noi ci apprestiamo a dichiarare il 2024 anno del turismo delle radici. Sono tutte personalità, quelle che tu hai citato nel libro, che testimoniano queste radici che sono forti e che si riscontrano nei valori che rimangono, come diceva il console, oltre la lingua, perché marcano il comportamento della persona e il suo modo di essere in relazione nella società. Prego, Generoso. Grazie, grazie a tutti. Vincent, dopo ci sentiremo qui per le domande. Sì, io non vorrei prendere da lontana perché è sempre un po', cioè ci sarebbe tantissimo da dire, però
Devo iniziare facendo diciamo una premessa. Io e Gianni siamo uniti da Abruzzo nel Mondo, una rivista che da oltre 40 anni si occupa degli abruzzesi nel mondo. È forse una delle ultime riviste che ancora esce, perché molte purtroppo strada facendo si sono perse, e noi con orgoglio rivendichiamo questa appartenenza, perché effettivamente il lavoro nasce proprio da questa passione che da oltre 40 anni attraverso Abruzzo nel Mondo cerchiamo di portare all'interno, diciamo, del nostro lavoro giornalistico. Io onestamente sono partito come giornalista scientifico, poi mi sono, come dire, innamorato di questo campo, perché essendo nato anch'io all'estero mi identificavo con la comunità italiana in Svizzera, in questo caso, e la mia idea era di parlare degli italiani in Svizzera, e ce ne sarebbe da dire, insomma. Ovviamente noi siamo anche state vittime di diverse situazioni diciamo difficili. Poi però, ecco, sempre strada facendo, mi chiesero un articolo su Beltrami, un italiano che ha scoperto le sorgenti del Mississippi, e da lì è partito proprio una passione a ritroso, nel senso, attraverso i personaggi avventurosi scoprire quelli che erano proprio gli italiani che sono emigrati. E poi ovviamente, come sempre succede, è una ciliegia tira l'altra, perché effettivamente poi ne scopri uno e quella persona ti fa conoscere altre persone, e trovi persone nascoste in cognomi che magari non pensi, perché effettivamente molti italiani, soprattutto nella seconda guerra mondiale, nel periodo della seconda guerra mondiale, hanno dovuto cambiare cognome negli Stati Uniti per potersi, come dire, per poter mantenere una loro identità e uno status sociale. E quindi, ad esempio, ci sono personaggi che uno non direbbe essere italiani, però rivendicano poi invece la loro italianità. E così facendo, ovviamente, abbiamo iniziato questa ricerca, che non è la prima ricerca in questo libro, ma questo libro un po' li raggruppa un po' tutte, perché effettivamente abbiamo voluto mettere insieme il nostro lavoro di tre persone che in qualche modo lavorano sugli abruzzesi. Dom, che vive stabilmente negli Stati Uniti e si muove continuamente tra Italia e Stati Uniti, perché il suo lavoro è quello di, diciamo, che riguarda il settore cinematografico, video e audio. Geremia Mancini, che invece è stato un sindacalista, quindi si è sempre occupato di temi del lavoro, quindi attraverso i temi del lavoro ha scoperto, diciamo, il tema dell'emigrazione abruzzese nel mondo, e io che, insomma, da 40 anni con passione, diciamo, mi sono avvicinato a questo settore. Per dire questo, vorrei dire che questi sono due libri, ma teoricamente noi ne avremmo pronti altri tre, perché, come detto, proprio i personaggi che abbiamo trovato alla fine ci hanno indirizzato verso altri nomi, altri personaggi, e continuiamo a trovarne altri. Veramente c'è un flusso ininterrotto tra storie attuali e storie del passato, più o meno sepolte, più o meno importanti, ma personalmente per me è importante la storia di Mike Pompeo, così come è importante la storia del sarto che andò poverissimo a Chicago e ha fatto fortuna nel suo piccolo, magari aprendo un negozio di sartorie e permettendo alle generazioni future poi di entrare in meccanismi economici più importanti. Quindi per me tutte le storie sono importanti, perché rappresentano vite che veramente valgono la pena di essere raccontate per quello che hanno come rappresentato, come sacrificio e come dedizione. Poi, nell'ambito di questa ricerca, che per quanto mi riguarda mi vede protagonista sia per tutti gli italiani, io sono interessato a tutti gli italiani, così come mi sto interessando particolarmente, ad esempio, alle storie di missionari che hanno vissuto vite avventurose nei vari continenti, missionari italiani. E in questo ambito poi ovviamente ho un occhio di riguardo per l'Abruzzo, semplicemente perché è la mia terra e quindi la conosco più da vicino, e mi è capitato più facilmente di conoscere storie corregionali. Come detto prima, semplicemente perché c'è un pour parler, un passaparola che passa da persone che dicono: ah, tu hai scritto ad esempio di Mike Pompeo, ma anche io ho conosciuto ad esempio Tizia Caio. Proprio l'altro giorno, parlando di una persona, mi ha detto: ma io ho conosciuto questo John Santangelo, che sta nel libro, ed è il fondatore della DC Comics,
E la DC Comics che è diciamo, la società da cui poi è nata la Marvel e da cui poi sono nati personaggi come Superman, Batman, e lui era di San Valentino. E dice, ma io questo l'ho proprio conosciuto, è venuto qui, ha aperto un centro per gli orfani, cose che io non sapevo, ad esempio, che lui avesse anche questa, avesse avuto anche questa storia. Quindi, certe volte, parlando di una persona, poi escono fuori storie di altre persone. E così facendo è nata quella che secondo me è una grandissima avventura più che un libro, nel senso attraverso queste storie si possono rivivere avventure più o meno veramente affascinanti. Prima avevamo citato Luis Carozzi. Sì, Luis Carozzi andò in Argentina da uno zio pensando di poter poi emigrare negli Stati Uniti 2 anni dopo. Purtroppo è capitato durante la Grande Depressione, quindi nel 1929 chiusero tutte le frontiere, gli Stati Uniti non permisero più di entrare, e lui però, convintissimo di voler andare agli Stati Uniti, decise di andare a piedi. Non aveva un soldo, si fece prestare un cane pastore da un'amica e una rivoltella con pochi colpi, e a piedi da sud di Buenos Aires, quindi ancora più lontano, per 3 anni e mezzo camminò per arrivare poi fino a Panama e prendere una bananiera e poi scoprire di essere stato truffato, perché in quella bananiera era, diciamo, organizzata, gestita dalla mafia, per cui quando lui poi è sceso a New York volevano, diciamo, introdurre la mafia, lui scappò ancora in direzione Los Angeles, e poi solo nel 56, dopo tanti anni che stava negli Stati Uniti, ha avuto il coraggio di scrivere la sua storia, era diventato cittadino americano, nel frattempo ha potuto scrivere la sua storia. Ecco, in 3 anni e mezzo lui ha vissuto di tutto. Veramente è stato anche, come dire, sequestrato da una tribù antropofaga, è riuscito a sopravvivere addirittura ai cannibali. È la cosa più assurda che mi è capitato di leggere nel suo libro. Lui ha scritto un libro che si chiama La mia grande avventura, che nella foresta pluviale, credo fosse l'Orinoco, lui incontrò, era ormai alla deriva, aveva preso una zattera sempre per andare avanti, ormai era rimasto solo. Gli avevano detto, se con questa zattera tu andando avanti poi arriverai a un certo punto, e lui come si stava perdendo, e a un certo punto dalla riva sente chiamare una voce, insomma avvicinandosi, per farla breve, era un altro italiano, un siciliano che era fuggito nella foresta pluviale per fuggire diciamo da beghe familiari che c'erano lì, siamo nell'Ecuador come paese. Insomma, due italiani si incontrano nella foresta pluviale nel 1930, cioè due si incontrano e poi sono italiani e tutte e due con questo spirito. Ecco, per dire, escono fuori storie che possono essere veramente, ecco, noi abbiamo Vincent Scarsi ma come regista, ma possono veramente essere storie da film, alcune di queste che abbiamo trovato. Altre sono diventate ovviamente comunque materie di cinema, come appunto quella di Pelliccione, che andò in America e divenne in effetti la controfigura di Chaplin, quindi praticamente tutte le scene pubblicitarie dei film di Charlie Chaplin, e quando Charlie Chaplin andava nei teatri e quindi non poteva essere lui presente personalmente, lui faceva tutte le controfigure. Poi, finito quell'epoca, a un certo punto era diventato ingombrante per Charlie Chaplin, e quindi in qualche modo è stato allontanato, e lui si dedicò, dedicò poi agli effetti speciali, e credo, non vorrei sbagliare, adesso purtroppo ne ho scritti tanti, quindi non, la memoria non mi aiuta in tutto, ma credo che lui avesse vinto anche un premio Oscar per gli effetti speciali. Questo per dire di alcuni personaggi di una regione che comunque veramente conta almeno 1 milione di emigranti dal 1865, dal momento dell'unità d'Italia, al 1984, quando insomma ci sono stati grandi flussi di emigrazione. È un'emigrazione che comunque, ecco, 1 milione di emigrati in questi anni su 1,5 milioni di attuali abitanti, ma attualmente noi contiamo solo di abruzzesi nel mondo almeno 1,5 milioni di abruzzesi. Poi ovviamente se contiamo quelli di origine abruzzese, là saliamo almeno a 10 milioni diciamo, di persone che comunque rivendicano le loro origini. Per cui c'è questo turismo di ritorno, è importantissimo, perché effettivamente io noto un legame fortissimo, soprattutto in certe regioni. Noi abruzzesi siamo tra quelle regioni molto legate alle proprie radici, cioè persone che comunque mantengono vivo il loro legame con la terra, e preferiscono, come dire, laddove potrebbero andare a Venezia, Milano, Roma, quando tornano, loro preferiscono tornare al loro paese
investire nel loro paese e magari portare anche benessere economico, così come è stato in effetti per tutto l'Abruzzo. Se l'Abruzzo oggi vanta un patrimonio immobiliare moderno, è perché tantissimi abruzzesi hanno finanziato questo patrimonio con le loro rimesse, che sono state ovviamente non solo per l'Abruzzo un grandissimo volano economico. Quindi nel libro noi invitiamo ovviamente a scoprire queste centinaia di storie che sono più o meno importanti, e io ovviamente ci sono storie che possono essere conosciute, come quella appunto di Nancy Pelosi, che in realtà si chiama D'Alessandro, lei come proprio di nascita, e il cui padre è stato addirittura sindaco di Baltimora, quindi viene già da una famiglia abruzzese. Poi per esempio abbiamo avuto un grande sindacalista come Carlo Tresca, che è veramente è finito anche male, perché era nel periodo in cui Tisacco e Vanzetti della mafia, periodo in cui negli Stati Uniti il clima sociale non era dei più tranquilli. Lui è stato un grandissimo sindacalista che ha lottato per i diritti dei lavoratori. Pierino Como, Perry Como, ovviamente penso che tutti quanti lo conoscono per la loro storia artistica, e su cui proprio Vincent ha fatto un documentario, perché Vincent, oltre a fare film, oltre a fare trasmissioni televisive, ad esempio una serie TV, Manhunter, che ancora va nei circuiti, può essere visibile, ha fatto anche dei documentari su personaggi italoamericani famosi, tra cui appunto Perry Como, concerti che lui ha fatto. Dean Martin ovviamente lo conosciamo tutti, per noi abbiamo anche dedicato a lui un premio che si tiene annualmente a Montesilvano per ricordare la sua figura, un personaggio a cui siamo legati. Francamente vi invitiamo ovviamente. Sì, noi tentiamo di portarla proprio al premio ogni anno, forse quest'anno l'organizzatrice ci riuscirà a portarla, quindi speriamo di avervi anche al premio di Martin. Abbiamo Harry Mancini, appunto, di cui abbiamo parlato, perché ovviamente è un'autrice di colonne sonore. Mario Lanza, un altro cantante famoso. Io adesso cito quelli che sono per esempio nel campo dell'arte, ma abbiamo Pascal D'Angelo, che è uno scrittore che di giorno spaccava le pietre per fare le strade di New York, e di notte studiava l'inglese talmente bene che poi alla fine ha vinto dei premi di poesia in inglese, cioè è un autodidatta che veniva dentro d'acqua. Virgilia D'Andrea, un'altra sindacalista importante nella storia sindacale americana, internazionale in generale. Mario Fratti, ne abbiamo citato, è vivente, è operosissimo, rappresenta veramente un fiore all'occhiello del mondo teatrale internazionale. Abbiamo Bill Tonelli, Lisa Scottoline, Ben Pastor, Ernesto Livorno, solo per citare alcuni scrittori, come Pietro Di Donato, che ha un altro importante scrittore da cui hanno tratto il film Cristo tra i muratori, che secondo me è il miglior libro e il miglior film fatto sull'immigrazione italiana in America. Poi Edward Corsi, che diresse proprio Ellis Island, è passato per Ellis Island, poi dopo 20 anni o 30 anni si è ritrovato a essere lui il direttore di Ellis Island, e cercò ovviamente di portare tutte le migliorie e aiutare chi arrivava. Robert Viscuse, l'abbiamo citato, poi nello sport Rocco Marciano, Bruno San Martino, Tommy La Sorda, tutti abruzzesi di origine. Per dire anche nel campo della religiosità, parlando di missionari che dicevamo prima, abbiamo Panfilo da Magliano e Diomede Falconio, che sono personaggi importantissimi perché hanno lavorato per l'integrazione della comunità italiana in America, quando all'epoca ogni italiano che arrivava si confrontava innanzitutto con la parrocchia, cioè il primo punto di aiuto per ogni italiano che è arrivato in Italia o comunque nel mondo è sempre stata la parrocchia. Io sono stato battezzato in una missione cattolica, per intenderci, perché era il punto di riferimento prima ancora dello Stato, parlando anche del fatto che ovviamente lo Stato italiano è arrivato nel 1865, ma qua parliamo di immigrazione e di emigranti che sono partiti anche sul finire del Settecento, quindi quando magari
c'era il Borbonico e c'era l'Austro-Ungarico e c'era anche il Capitolino. Tant'è che c'era una accesissima rivalità tra comunità del nord Italia e la comunità del sud Italia. Cioè ci furono anche storie di razzismo nord italiano nei confronti degli italiani sud in America nelle prime comunità, perché ovviamente era un momento, insomma, di transizione storica particolare. Cito, giusto per chiudere, perché io tendo, se no, mi piace talmente tanto questo argomento che starei qui ore, cito però con un nome, Al Zampa è dedicato il secondo ponte che ha un nome italiano negli Stati Uniti. Il primo è quello di Verrazzano, che conosciuti. Il secondo è l'Al Zampa Memorial Bridge a San Francisco. Al Zampa era un lavoratore di Ortucchio e parrebbe che quelli di Ortucchio non soffrissero vertigini e quindi andavano a lavorare insieme ad alcuni indiani d'America ad altezze elevate, perché non soffrendo vertigini potevano lavorare in questo settore. E lui un giorno cadde da 300 metri di altezza e per una serie di, insomma, di cause fortunose rimbalzò varie volte e arrivò a terra e si fratturò di tutto, ma sopravvisse. Rimase in ospedale forse 3 anni per recuperare tutto. Dopo che l'avevano dimesso, lui è ritornato a lavorare sul ponte. Però incominciò una battaglia fortissima per i diritti dei lavoratori, di quel tipo di lavoratore, che erano senza diritti all'epoca. E quindi questa comunità adesso lo ricorda, c'è un museo proprio sotto questo ponte, l'Al Zampa Memorial Museum, e quindi lui per me rappresenta forse anche il simbolo più degli artisti di quello che rappresenta l'Abruzzo nel mondo. E fermo qui semplicemente perché ci sarebbe da raccontare di tutto. Grazie, generoso. Io mi emoziono a sentire queste cose perché anch'io sono abruzzese e poi adesso mi hai ricordato il nome di cui mi parlava la professoressa Gioia De Cristoforo Longo, essendo Zampa un suo parente emigrato negli Stati Uniti. Credo. E quindi mi sono ricordato che questa aveva creato un po' un'esperienza sindacale positiva, attiva nel difendere i diritti dei lavoratori. Un'esperienza molto bella, magari troveremo anche l'occasione per celebrare, certo, questa figura assieme alla professoressa. Io ringrazio anche l'architetto Callocchia, espressione dell'associazione, della storica e gloriosa associazione abruzzese a Roma, fondata da Spaventa. Forse l'unico ente morale rimasto, per essere qui con noi. Poi magari, se vuole fare una domanda da abruzzese, perché anche l'architetto ha scritto dei romanzi sull'emigrazione abruzzese negli Stati Uniti, ecco. E quindi io ho dimenticato prima di presentare bene Generoso D'Agnese, perché Generoso, l'ha detto lui, che è nato a Zurigo, bene, è un dato di fatto. Scrive per vari giornali, però vorrei ricordare che questi due libri non sono gli unici libri che ha scritto, perché è una persona veramente appassionata e non fa di mestiere lo scrittore, perché Generoso lavora nella pubblica amministrazione. Poi questi libri e gli articoli sui giornali li scrive per passione, ecco, perché è proprio appassionato dell'argomento, quindi è una cosa bella perché porta questo spirito veramente di interesse, di ricerca, libero anche da condizionamenti economici in un certo senso. Certo. E permettimi di ricordare alcuni volumi: L'Abruzzo degli anni 90, Stramonio, Dixis Land, Abruzzo America, Superciao.it, Italo Gens, L'emigrazione abruzzese tra 800 e 900, L'avventura della fede e l'ultimo, questi due che abbiamo qui con noi. Quindi grazie, Generoso. Grazie a voi.
Grazie per aver portato qui questo spaccato della realtà abruzzese negli Stati Uniti. Adesso io ti chiedo È di alto cedere per vicino alla SIC. alla dottoressa Cornero, che è stata la responsabile, la direttrice della rete radiotelevisiva Italofona, quindi si è occupata di emigrazione. E poi a Loredana Cornero chiederei anche di fare delle sue considerazioni generali, ma poi più nello specifico, ecco, Certo. adesso facciamo un Ecco, po' di domande mi avvinzate. farebbe Now, piacere coinvolgere il nostro ospite. so you can fai iniziare a me con una domanda e poi prosegue. Certamente. Ecco, quindi vogliamo chiedere, il discorso era il dialogo con Vincent, che oggi ha ricevuto una medaglia celebrativa della Camera dei Deputati. So we are here to talk with you about your experience today that you received this medal from the Chamber of Deputies. So I would like to ask you why your family, if you remember, why your family emigrated in United States? Please press this one. Okay. Yes, before I answer, I speak in English. Yes, but I'm going to speak in English. So you're going to translate. Somebody's going to translate. You will translate now? Okay. I will speak in English. Speak in English, but you should be near the microphone. No problem. Va bene? No, grazie. Before I answer that, I will say something about Generoso and about these books that he wrote. And I think that the people that he wrote about in these books are people that had a dream. They had a dream and they made the dream come true. It's very hard for someone to have a dream in show business or theater or whatever, science, and people say, "You're crazy. Why do you want to have this dream?" Because it's very, very difficult. And in my case, it was the same thing. People think I was crazy to want to be a regista. But the book is full of dreams. That's what I like about the Generoso, the way he did it. Also, it's a dream for Generoso to have this dream to do these books, to do these books. And I think that that everybody should read these books because it's not just about Abruzzo. It's about, number one, about Italy, all of Italy, and the good things about Italy, the people that came from Italy. I was accused many times in my career of the mafia was helping me for my career. And many Italo-American people in my business were accused of being mafioso, the mafioso helping us because we have an Italian name. So I think this book is a positive book. It's positive, and everyone should read this book. And all of Italy, and I hope in the United States too, if you translate it, whatever. But I wanted to thank Generoso for including me in the book. Thank you very much, Generoso. I really appreciate it because believe me, you are a beautiful person, and I understand, like he would say, the passion that you have for these things. Grazie. So Grazie. Just let me say something in Italian to remake what you told. Il maestro Scarza ci ha detto che sostanzialmente, sono molto sintetico, ma per rimarcare un aspetto che poi è fondamentale nella vita di tutti, che i personaggi trattati da Generoso sono personaggi che hanno avuto un sogno da realizzare. E anche un po' generoso, ha
ha questo sogno di realizzare, quindi porta avanti questi progetti perché sogna qualcosa a cui tiene e ha la passione per questo, come diceva. Prego maestro, continui pure. You can go on. Yes, if I want to answer your question, you asked me about why my my mother, father, my parents, my grandmother, my grandfather came from Italy to the United States. That you asked me. Yes, well, they had no money. You know, they had very poor. They lived in a rural area of Italy, in a place called Appignano. There's nothing there really. They were tailors. My father was a tailor. My grandfather was a tailor, and that's all they know, to sew. To sew. So they got jobs in Philadelphia, in a factory, to work in a factory to sew every day, to sew, and that's what they did for 40 years. They sewed for 40 years in a factory, and my father was a great man. So they came because they wanted a better life, like many immigrants. They wanted a better life, you know, like everybody else. There, people are all coming now. All over the world want a better life. They're coming, immigrati are coming everywhere. So this is a better life situation, I think. Thank you very much. Quindi il maestro Scarsa ci ricorda che la motivazione principale per cui la famiglia è andata negli Stati Uniti è perché non avevano sostentamento per trovare un lavoro, per avere un lavoro che desse una vita dignitosa. Non sono proprio queste le parole, ma la sostanza è questa. Quindi non avevano soldi, dovevano trovare, dovevano vivere e quindi trovare un posto dove realizzarsi anche nel mondo del lavoro. E questo, non l'ha detto il maestro, permettetemi di ricordarlo, è la motivazione della vecchia emigrazione. Chi aveva delle proprietà non partiva, chi non aveva niente era costretto a trovare, sostegno alla famiglia andando anche all'estero, a volte andando e tornando, a volte allontanandosi definitivamente dalla terra di origine. Questo è importante che lo dica anche il maestro Scarsa, è un'emigrazione diversa rispetto all'emigrazione attuale, che spesso, non sempre, però sono intellettuali che si muovono, vanno da un paese all'altro. Ecco, I record what you told. If you have something else to say about this, if not, I would like to ask Miss Loredana to say something about it. Grazie mille. Intanto volevo ringraziarvi per questo spaccato sull'emigrazione abruzzese, che mi ha fatto un po' morire di invidia, perché le mie origini sono calabresi e ci sono tante anche migrazioni di calabresi in tutto il mondo, e quindi io qui adesso voglio cominciare questo lavoro anche sulla Calabria, quindi spero di poter avere da voi suggerimenti e aiuti su questo. Io mi sono occupata tantissimo nel mio percorso professionale di italiano e di cultura italiana nel mondo. Sono stata segretaria generale della comunità di radio e di televisioni che nel mondo trasmettono in italiano. Quindi erano con noi delle radio tedesche, argentine, americane, francesi, tunisine, egiziane, quindi abbiamo lavorato molto su questo e adesso ancora sto lavorando su questi temi perché mi sto occupando dell'immigrazione italiana dell'ultimo ventennio, ma in particolar modo delle donne che hanno scelto di emigrare, quindi un punto di vista femminile, come, perché e se le donne emigrano e perché lo fanno, in che quantità rispetto agli uomini e con che punto di vista differente probabilmente. Quindi questo adesso, quindi mi lega molto a questo momento e questo incontro. L'altra cosa è quando il nostro ospite dice che si emigrava per fame, perché si emigrava perché non c'era lavoro, perché non si vedeva altra soluzione, perché nessuno lascerebbe la propria terra se potesse vedere un'altra soluzione. Questo noi lo dobbiamo tenere sempre molto presente quando pensiamo all'emigrazione in Italia degli altri paesi, all'emigrazione dall'Africa, quando pensiamo a quelli che arrivano nel mare, che arrivano dal mare, che arrivano dai nostri confini del nord.
dobbiamo pensare che come i nostri migranti non hanno alternative, nessuno lascia il proprio paese se può evitarlo, e questa è una cosa che credo sia importante ricordarsi sempre. Quindi, detto questo, per finire, sto riscontrando che però molti giovani negli ultimi anni partono non tanto perché per povertà, okay, ma perché non trovano un lavoro adeguato alle loro aspirazioni, perché magari hanno studiato e vengono sottopagati, oppure hanno dei lavori molto diversi da quello per cui hanno studiato, oppure hanno dei contratti minimi e che non permettono loro di crescere, di andare avanti e di avere una visione personale e professionale negli anni, e quindi emigrano anche per questo. E quindi ci sono tantissime cause anche oggi che sarebbe importante tenere a mente. Ma quello che io vorrei tanto sapere dal nostro ospite è: how has your being Italian influenced your job and your success? Yes. How has your being Italian has influenced your success and your job? It goes backwards because I was brought up very Italian in my family, and I also added to later in my life when I became a stage director, a director of a theater, not the film, television, and I directed opera. La musica lirica. And I think from the opera experience, I took that opera experience and put it into the shows I did for television, film. So I used this Italian opera mentality to direct things in my life. And I also was lucky to teach opera singers acting, not singing, but acting. And before COVID, I had the opportunity to work in Berlin at the Berlin Opera Academy, teaching students from all over the world to how to present themselves and act on stage in an opera situation. So the opera was like a basis, basic thing. And it gave me the artistic mentality of an Italian. And I know you left the United States to move to Pescara. Yes. But you decide to retire, or do you have a new project? No. That is Abruzzo as protagonist. The directors never retire. The regista never retire. they take us away. They take us away and put us in some place. But no, as I said, I worked 2 or 3 years ago in Berlin. I think I said that to you. So doing the opera stuff. But no, I had some projects I wanted to do in Italia, in Abruzzo too. I wanted to do the sagra, the food sagras of Italy, just the food that is celebrated at each sagra, each festival in Italy. So we worked on that, and what happened is that COVID came, finished. So COVID turned everything upside down. So now we're trying to do this again. We'll try. So I like to work. Yes. Thank you. So yes. Slack. Yes. Very good. Thing. Yes. And then I also yes, we wanted to talk about the people that Generoso has in his book, that I met a lot of those people. I was lucky to meet James Darren and people like that. Mario Lanza lived one block away from us in the South Philadelphia, by the way. So there was many people in that book that I kind of knew.
But I didn't know Dean Martin, but I know his daughter, Dina Martin, is a good friend of ours. And I could throw him back if I could. Do I have 1 minute to talk? Do I have a second? Can I say something? You have 1 minute? That I think that when you have a dream to do something, it's very hard to accomplish the dream because you have to sacrifice many things in your life. You have to sacrifice money, sacrifice friends, family. You're always looking, searching to grow, to make something of yourself. And it took me, when I moved to New York, I had a job at directing, but it wasn't that good. It was just, you know, small. I was out of work. And the only person that helped me through my entire life to support me emotionally and financially is my wife. My wife is like, if it wasn't for my wife, I would not be here. I would not be here because she supported my dream. She put her dream away, and she supported my dream. So I wanted to thank my wife, who's here, and I think if you have support like that, it was very, very. I couldn't do that without her help. So I want to thank you again. Anyway. So. Thank you, Maestro. Thank you for being with us, for sharing your opinion, your point of view. And now I would like to ask to your wife one consideration. Anna, only one for 20 seconds. Not too much because we are closing, but okay. After you told this, we cannot. We cannot ask her to say something to us. Please. Put the microphone down a bit. The mic. White one. The white one. Okay, it's the white one. You mean how I felt about his career? Oh, that's something. Something. What do you want? See? What do you want? I think Vincent's dream became my own. Vincent's dream became my own. And after living in New York for so many years and working with people in California and around the world, I mean, he's been to so many countries and I've been fortunate to go with him most of the time. But I think when finally New York was turning, we said, we'd like to leave here. Where do we go? Now, when you've lived in the greatest city in the world, New York, where do you go? And Vincent said, why don't we go to Italy? We had been there many times, but let's just do it. And that's very difficult, maybe for some people. And it was difficult for us. But it was challenging, and it was a new area, and it was exciting, and it still is, because we're still working on projects, and he's still working on projects. He dreams them up, and I type them. Thank you very much. Posso dire in italiano, thank you to you, thank you, you both. Your experience, the experience of Vincent and the wife demonstrate the importance of our relation in building our future and also our culture, how we feel in relation with the others. So this is important. L'esperienza di Vincent e della signora dimostrano l'importanza anche delle relazioni nel costruire un progetto.
quindi nell'essere, nel sentirsi forse più sicuri, ma nel realizzare un ideale nella società. Vincent lo chiamiamo maestro, è un maestro d'arte, di cinema, di spettacolo, non è evidente, lo ha realizzato, parlano i fatti, espressione della nostra tradizione culturale, ha unito l'Abruzzo, l'Italia e gli Stati Uniti in una cultura che è andata oltre i confini e ha pervaso il mondo. Grazie Vincent, siamo orgogliosi di te, lo siamo anche in questa casa che l'onorevole Nissoli ha definito la casa degli italiani, che è anche la tua casa, sei italiano, sei americano, e grazie per testimoniare anche ai giovani i valori in cui hai creduto e il sogno che hai realizzato e continui a realizzare.